Andrea contro Arianna. La scelta sorprendente di Andrea Cerioli, ovvero quella di sedersi nuovamente sul trono, ha innescato una marcia diversa rispetto alla scorsa esperienza. Il tronista è stato da subito attratto da Arianna. Ma le cose sono andate male già dalla prima esterna. Difatti la ragazza si è mostrata alquanto infastidita per i commenti troppo piccanti del tronista. Cerioli era molto imbarazzato dinanzi alla fisicità di Arianna, e le ha fatto un commento un po' troppo spinto per essere la seconda esterna. Il tuo tatuaggio fa SSSO aperte virgolette. Sorrisi e ilarità in studio, anche da parte di Maria De Filippi, che ha dato ragione alla ragazza. Quest'ultima, ironicamente, ha esclamato: saranno stati gli spritz a fargli impazzire l'ormone. Nuove accuse. La scelta sorprendente di Andrea è stata sicuramente quella di attaccare in modo imponente la sua corteggiatrice Arianna per i seguenti motivi. Nelle esterne successive, si mostra sul piede di guerra nei confronti della ragazza, accusandola di mettere like ai calciatori sui social, e che quindi cerca quei tipi di ragazzi. La ragazza spiega che sono amici del fratello perché anche lui gioca a calcio. Anzi, Arianna gli fa presente che anche a lui metteva i mi piace, ma non se la filava per nulla. La sua spiegazione, però, non convince molto Andrea, in quanto ha notato che i like li metteva solo sotto alle foto dove non erano con le fidanzate. Poi l'aria si è distesa un po', se sono rose fioriranno. Due mondi opposti. La scelta sorprendente della produzione di Uomini e Donne è stata quella di dare nuovamente una possibilità sul trono ad Andrea Cerioli. Il ragazzo è partito in quarta, e in questo secondo trono di Wedi ha le idee ben chiare e questa volta si vuole innamorare per davvero. Ha eliminato già diverse ragazze, in quanto per lui deve scattare qualcosa a pelle, altrimenti non ha senso andare avanti. Diversamente, lo spagnolo Ivan González non ha molte pretese e sembra ben aperto a varie conoscenze.